Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi la direzione è il circuito di Misano in occasione dell'evento organizzato come tutti gli anni dalla fondazione Marco Sil 58 in onore appunto di Marco, evento che è iniziato già ieri, ma noi purtroppo ieri eravamo in quel di Parma a mappare la moto, per cui non eravamo qua, ma oggi è il clou dell'evento, diciamo, perché adesso ci incontreremo tutti qua nella nuova piazza all'interno del circuito, dopodiché faremo un bel giro tutti insieme per concludere con un giro in pista che sarà, dai, tanta roba, come al VDV, diciamo. Oi Pier, sono qui davanti all'ingresso, sì. Conta una roba, te con la moto puoi entrare, fai una roba, fai lo scarico di responsabilità intanto. Va bene, perfetto, grazie. Dobbiamo compilare il modulo, però dopo quando arriva ci fa entrare. Guarda che scarichino col frangifiamma. Ragazzi, 100.000 euro di moto davanti a noi. Una MotoGP, che spettacolo quella roba. Oggi partono le bronzine. Oggi ragazzi c'è sia il CIV che un sacco di altri trofei, più noi, un gran casino. Bello, 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 bello. Come vedete siamo veramente un botto. C'è la polizia davanti che ci fa da scorta. Un botto di staffette. Via, via. Era dal VDV che non facevo un corteone del genere. Mi dispiace, mi dispiace. Allora, considerate che c'è gente da tutta Italia, quindi nel senso adesso noi faremo un giro per Gabice, Gradara, Tavuglia, tutti i posti in cui io vado tutti i giorni, ma che per la maggior parte di noi qua oggi sono posti nuovi, ecco, quindi dai. Allora, adesso andiamo a passare in centro a Gabice per arrivare proprio davanti all'hotel del babbo di Marco con la sua immagine bella stampata lungo tutta la facciata. È un po' anche un simbolo di Gabice qua. Voglio vedere che delirio che facciamo lì in centro. C'è quell'RCV lì che fa un casino totale. Attenzione, è la via più importante di Gabice. Ah, un bel casino facciamo, sì. Oh, l'unica volta in cui possiamo far casino a Gabice. Vedete, c'è l'hotel lì famoso con la sua immagine. Già. 105. Non l'ho mai presa così larga sta curva. Adesso penso che andiamo da Gradara, poi Tavuglia, poi torniamo a Misano. Potremmo aspettarli a Tavuglia. Tagliamo dove sappiamo noi. Andiamo su a sinistra qua, gli aspetti anche che vengo su da Gradara. Perché io qua, una volta che conosci le strade, possiamo approfittare. Passiamo di qua, ormai niente. 105 gradi, 104, dai. Almeno non è come stata il VDV che era arrivata a 126. Allora, adesso loro probabilmente vanno sul castello a fare il giro lì. Ma io, siccome devo cambiare la batteria alla GoPro e soprattutto ho la moto che scotta, penso che li aspetterò direttamente a Tavuglia, così ve li faccio vedere tutti insieme che passano. Se vanno al castello, perché sennò tutto un cazzo. Infatti tutto un cazzo. Va bene. Io boh. Una MotoGP che fa da staffetta, bello. Adesso sentite quando mi passa. E che adesso strade che tagliano per Tavuglia non ce ne sono. Sono tutto sudato, tutto sudato. Oh, una delle poche volte in cui sono contento che si annuvola. Qui non si respira, ve lo giuro. Adesso sulla sinistra si vedrà dall'alto il ranch di Vale, che per chi non c'è mai stato, dai, è sempre un bel vedere. Ed eccoci a Tavuglia, adesso ripassiamo in centro. Hanno fatto il nuovo store di Valentino e hanno rimesso anche il famoso murales che per un annetto avevano rimosso. E non si fa un po' di delirio a Tavuglia? Direi di sì. Siamo un botto, dovremmo essere 200 moto. Come fate a sgasare con le moto così calde?
vabbè, lo faccio anch'io, dai. Madonna. Sentite qua. Bello. Che figata però. Vabbè, bello, bello, bello. Adesso si passa davanti alla VR46 e poi torniamo a Misano. VR6 fa un suono bellissimo, ma stando a 3000 giri fisso mi ha rincoglionito. Ecco la VR46. Ve li riprendo anche un attimo al volo. Devo cambiare la batteria, se no arriviamo in circuito che non ce li ho. Guardate quanti siamo. Che va? Siamo parecchi, eh? Io vo. Farà lì. Passo la voglia oggi, eh? Guarda che capolavoro. Madonna, ma siamo veramente... Quanti cazzo? Ok, eccoli, eccoli. Guarda la Supra. Basta ragazzi, eh. Yeah. Che spettacolo. È un bel delirio, eh. Adesso pensavo che saremmo andati direttamente in pista, invece ci fermiamo qua davanti. Bello. Ve la devo fare insieme? Sì, grazie, grazie. Niente. Te la vuoi la foto? No, no, io sono a voglia. Otonno, immaginati qui è tutto il resto pieno, solo Ducati. Molto bene, molto bene. Adesso ci facciamo il giretto in pista. Figata. Ed eccoci qua ancora dopo il VTV a sudare come dei matti qua. Oh, era da venire con la Vespa. Madonna, che caldo! Ed eccoci qua di nuovo in pista. È una bella figata, eh. È cordolo per lui. Siamo parecchi, eh? Non come il VDV, ma siamo parecchi, sì.
Fa sempre un certo effetto comunque essere qui, madre, bellissimo. Un bel delirio, però io sono veramente cotto. La moto più di me. Prossima volta vengo con la Vespa anche io, guarda. Ma veramente. Guarda la gente. Un attimo di spazio, vroom! Si esce. Io boh, eravamo veramente tanti comunque. Guarda che roba. Allora ragazzi, l'evento è giunto al termine, abbiamo fatto tutto il giro in pista, è stata veramente una figata, prima il giro per strada, poi il giro in pista. Un gran caldo però dai, veramente tanto bello. Ringrazio Per dell'associazione Simoncelli che mi ha invitato anche quest'anno, gli altri anni purtroppo non sono riuscito a venire, però lo ringrazio anche per gli inviti scorsi e niente, ci vediamo il prossimo anno. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Arrivederci al prossimo video.